palla fuori con 15 di valutazione, 7 rimbalzi, oltre a 10 punti per Tyrone Washington. Monroe, 7 punti in fila di Monroe all'apertura del secondo quarto, un incredibile assist di Thompson per lo schiaccione di Washington. Ma Thompson, ragazzi, è un giocatore straordinario, straordinario, un passaggio di Thompson pazzesco, un low look pass dietro la schiena sensazionale. Gianni Quaresima per TV Centromarche, le riprese di Gianluca Vergnetta. Horton che va a segnare il suo secondo canestro, 5 per lui, aveva segnato una bomba nel primo tempo Horton, che però si è visto poco, 1 su 4 al tiro, 2 rimbalzi, 3 di valutazione. Milano dominata nella valutazione complessiva, 25 contro 57, e anche a rimbalzo sofferto, 22 Fabriano, 19 per Milano. Bomba Monroe, va, 17 per Rodney Monroe, che ha avuto 2 su 3 nelle triple nel primo tempo, 6 su 9 totale. Bergensen va a segnare un bel canestro in penetrazione, 15 per Roberto Bergensen, con Fabriano che ha 12 punti di vantaggio, aveva toccato il più 14 con la precedente bomba di Rodney Monroe, che è il capocannoniere del campionato dopo due partite con 24 di media. Gattoni a portare palla al di là della metà campo, Mix, che giocatore Thompson, ragazzi, strepitoso mercoledì a Siena, 23 di punti e 31 di valutazione. Ancora Monroe, la bomba, ancora, quarta tripla per Rodney Monroe, 20 punti, aveva segnato 7 punti in fila nel secondo quarto che avevano portato Fabriano al più 18, adesso 6 in fila per il più 15 di Fabriano. Adesso c'è la bomba di Rimaz completamente sbagliata, e poi Thompson a tentare un servizio per Monroe che non è andato a bersaglio. Grande Chandler, strepitoso, stavolta ha esagerato, se ne accorge, si accusa dell'errore, ma se andava anche questo veniva giù il pala Indesit, ragazzi. 52 per chi difende, 37 per chi attacca. Il passaggio precedente di Thompson per Washington è stato da circoletto rosso, come direbbe Rino Tommasi, circoletto rosso tutta la vita. Adesso Bergensen alla bomba, la segna, un gran giocatore questo Bergensen in attacco almeno. 18 per Roberto Bergensen, sta giocando una partita offensiva stupenda. 52-40, Fabriano non deve assolutamente allentare la presa perché Milano è sempre pericoloso. Adesso c'è una deviazione di Rencic su Monroe, che era stato pescato da Gattoni sotto canestro, ma la rimessa ancora per Fabriano con Chandler. Fuori per Washington, autore di 12 punti, il secondo realizzatore della formazione di Lasi. Monroe il migliore con 20. Mix può andare alla tripla, Mix è corta stavolta, Monroe riesce però a recuperare la palla con un grande sforzo, Gattoni può andare alla tripla, lui la sbaglia però purtroppo, due errori pesanti, Mix prima e Gattoni poi, hanno impedito a Fabriano di riportarsi al più 15. Adesso recupera Thompson, può andare in contropiede Fabriano, Monroe pescato ancora da Thompson, un'altra tripla, un altro canestro, Monroe 23, tre bombe di Monroe in fila in questo avvio di secondo tempo, portano Fabriano di nuovo a più 15, 55-40, 6 da giocare, Gianni Quaresima per TV Centromarche, le riprese di Gianluca Vergnetta, 3 su 3 di Monroe nei tiri pesanti, ma ancora una volta lo zampino di Chandler Thompson che ha recuperato palla in difesa e ha pescato Monroe libero. Adesso ha sbagliato Milano ma ha recuperato la palla con Horton. Bergensen, ancora una bomba di Bergensen, stavolta sbagliata e c'è il fallo in attacco di Rencic, è il terzo fallo, si prepara a rientrare Michelori. Milano 2 punti in classifica, Fabriano 0, ma in questa partita è avanti la formazione di casa di 15 punti, 55-40.
Gattoni, sta giocando con grande autorità Gattoni, che poi prova una penetrazione, rischia di perdere la palla e alla fine la perde, poi commette fallo. Peccato per questa forzatura di Massimo, che comunque finora ha giocato benissimo pur senza tirare. 14 di valutazione per Moreau alla fine del primo tempo, 12 per Thompson e 15 per Washington. Come vi dicevo, non passa mai la palla fuori, ma comunque ha avuto 5 palle recuperate, 7 rimbalzi, oltre a 10 punti nel primo tempo. È rientrato Michelori per Rencic, adesso Rusconi prova a girarsi, subisce il fallo di Washington, il terzo fallo per Tyron. Attenzione, si prepara ad entrare Vetra proprio per Gattoni, cambio già visto nel primo tempo. ...5-0-7 da giocare, non siamo ancora alla metà del terzo quarto. Fabriano ha più 15, 55-40, un più 15 maturato soprattutto per il 3 su 3 nelle bombe di Rodney Moreau. Adesso sbaglia Orton, poi alla fine la palla nelle mani di Fabriano, prima con Mix e poi controllata da Moreau. Palla per Thompson, in angolo Vetra, non trova lo spazio, da fuori per Washington che ancora va a fare tutto da solo. Subisce il fallo, ma non passa mai la palla fuori. Non passa mai la palla fuori. Secondo fallo per Rusconi. E Washington è monodimensionale in attacco, conosce solo il giro e tiro. Spalla canestro. Prende la palla in post basso, si gira, poi se ne ha uno, due o tre di fronte per lui fa lo stesso, tanto i compagni non esistono. Quindi o segna o sbaglia o subisce fallo, altre soluzioni non ce ne sono quando prende la palla lui. Qualcuno forse potrebbe spiegargli in americano, visto che forse non parla benissimo l'italiano, che a pallacanestro si gioca anche per la squadra. Realizza il primo tiro libero, dopo chiaramente stoppa, salta, corre, quindi è un beniamino del pubblico, ci mancherebbe. Però se io fossi l'allenatore di Washington, due paroline in un orecchio gliele direi e gli direi: guarda come gioca Chandler Thompson, amico. Rusconi, palla dentro per Michelori che realizza un bel canestro di Andrea Michelori, 4 per lui, primo canestro della ripresa. 56 per chi attacca, 42 per chi difende. Moreau, palla sotto per Thompson che ha di fronte Bergensen, fuori per Mix, si gioca così. Adesso ancora dentro per Thompson che si gira, va al tiro da due, sbaglia la conclusione, ma aveva fatto una gran cosa giocando a due con Mix. 56-42, Thompson non è in una buona serata di tiro stasera come domenica contro Varese, ma per il resto ha fatto le pentole, i coperchi e alla fine sicuramente spegnerà anche le luci del Pala Indesit. Bellissimo pallone adesso di Rusconi, una grande stoppata di Mix. E quindi ha recuperato la palla Fabriano, una grande stoppata di Mix. Adesso esce per un attimo di fiato Thompson. Applausi a scena aperta per Chandler Thompson. Standing ovation per Chandler Thompson, l'uomo che l'anno scorso ci ha trascinato in A1, Chandler Thompson. Washington, ancora un fallo su di lui. Stavolta aveva uno spazio, si è incuneato bene. Due tiri liberi ancora per Tyron. Washington, due tiri. Va il primo, parabola altissima per Tyron Washington, 14 punti, può andare a 16 più Fabriano, però sbaglia Thompson, ma alla fine esce con la palla ancora Moreau. Palla per Vetra,
Va ancora al tiro Washington e segna un altro canestro. 16 per Washington, 59-42, 3-17 da giocare. Horton, blocco di Micheloris, incune a Horton, va a sbagliare, poi Moreau, un grande recupero di Moreau che riesce a deviare la palla su Gattoni. Vetra, fuori ancora per Moreau, la tripla, sì! Moreau, 26, 4 su 4 Rodney da tre punti, e se Moreau tira con i piedi per terra non sbaglia mai. Diciamoci chiaro, Moreau è un giocatore che bisogna sempre guardare non con uno ma con due occhi, e se gli lasci un metro di spazio ti punisce sistematicamente. Poi è un tiratore di striscia, nel senso che se imbrocca la sequenza positiva puoi diventare anche pazzo. 6-2-4-2, Rodney Moreau, grande protagonista, insieme al suo compagno di tante battaglie dello scorso anno, Chandler Thompson. 26 per Moreau, 6 per Thompson, ma vi garantisco, per chi non sta vedendo la partita in diretta, la vede solo in televisione su TV Centromarche, che anche Thompson ha giocato in maniera strabiliante. Palla per Rusconi, fuori per Mordente, va l'arresto e tiro e segna Mordente, e per lui è il primo canestro. E Milano prova a reagire, ma certo non è facile recuperare 20 punti in trasferta. Si prepara ad entrare Franco Ferroni. Gattoni sotto per Washington, che va ancora a schiacciare su un grande assist del capitano biancazzurro. Tyrone Washington trova il 18° punto, è sicuramente un giocatore molto spettacolare, molto scenico Washington, anche se deve limare un paio di aspetti del suo gioco per diventare veramente importante a questi livelli. Adesso c'è il fallo di Mix, e per Mix si tratta del terzo fallo. Adesso esce Moreau, standing ovation, in piedi per Rodney Moreau, 26 punti, 6 su 7 nelle triple. E dopo il primo errore nel tiro da tre punti, Moreau, se non sbaglio, ha messo 6 triple consecutive. Pazzesca prestazione balistica di Rodney Moreau, ancora meglio di domenica scorsa contro Varese. Adesso un canestro di Micheloris, è il 6° punto per Micheloris. Moreau è veramente un tiratore strepitoso. Bella palla adesso sotto di Washington, finalmente un bel pallone di Washington per Gattoni. Ha subito il fallo, ha segnato, avrà un tiro libero supplementare Massimo Gattoni. Il fallo è di Slaven Rimac, e Gattoni non riesce a completare il gioco da tre punti, il secondo fallo per Rimac. Fabriano rimane a più 20, mi sembra che la Deco abbia un po' mollato i pappafighi, come si dice in gergo. Gianni Quaresima per TV Centromarche, le riprese di Gianluca Vergnetta. Rencic trova il primo canestro della ripresa per lui. Manca ancora un minuto al termine del terzo quarto, poi ci sarà l'ultimo quarto, quindi non bisogna assolutamente allentare la presa e perdere palloni banalmente, come stavamo per fare in questa circostanza. 66 Fabriano, 48 Milano, 57 secondi, 8 decimi da giocare in questo finale di terzo quarto. Fabriano deve trovare assolutamente la prima vittoria per preparare al meglio la trasferta di Livorno contro la Mabo di giovedì, e poi affrontare domenica la terribile gara casalinga contro la Benetton Treviso di Mike D'Antoni. Rusconi a centro area, si inserisce Gattoni, riusciamo quasi a recuperare la palla, la recuperiamo, Washington può andare a schiacciare, ma subisce il fallo nettissimo di Renci, che forse ci poteva stare anche l'antisportivo, ma gli arbitri evidentemente non se la sentono di infierire su Milano. Quarto fallo di Rencic,
avrà due tiri liberi Tyron Washington, che comunque il suo bottino di punti e rimbalzi l'ha portato a casa stasera, più di domenica e più sicuramente di giovedì, dove in pratica ha giocato poco per i falli. Prepara ad entrare Bonsignori, probabilmente l'Asi lo metterà proprio per Washington se realizzerà questi tiri liberi. Alza moltissimo la parabola Washington, 19 per lui. Sicuramente ha dato un bel contributo in attacco alla squadra di Lazio stasera a Washington. E il secondo però è sbagliato, 19 per lui, recupera ancora Fabriano. Grazie a Gattoni in particolare, poi scivola e gli arbitri intervengono per far asciugare il parquet. Gattoni ha giocato una partita meravigliosa. Adesso esce Washington, entra Bonsignori, applausi meritati anche per Washington. Entra Semprini, esce Mix. Adesso quindi Fabriano con il quintetto, potremmo dire tutto italiano, con l'unica eccezione di Gundarz Petra, con quattro elementi che c'erano già lo scorso anno, e con Semprini che è stato acquistato da Napoli. Quindi Gattoni, Bonsignori, Semprini, Ferroni e Vetra per la formazione di Lasi, mentre dall'altra parte ci sono Rimaz, Mortente, Michelori, Rencic e Rusconi. Ultimi 24 secondi di partita, Fabriano però non potrà giocare la palla fino alla fine di questo terzo quarto. E c'è il fallo su Vetra, che usciva da un blocco. Fallo di Mordente, e quarto fallo anche per il giovane playmaker biancorosso. E Gundarz Vetra avrà due tiri liberi per portare Fabriano al più 21. 16-3 da giocare, quindi difficilmente Fabriano avrà un'altra chance in attacco dopo questi due tiri liberi di Gundarz Vetra, che realizza il primo ed è il quarto punto per Gundarz. Diventano 5. Mano morbida dalla linea per Vetra. Gattoni porta via la palla, stava per portarla via Mordente, che poi la recupera e va alla bomba, addirittura la sbaglia sotto canestro. Prevale Vetra, poi non trova il tempo per tirare perché non si era accorto che mancava poco. Termina il terzo quarto, 69 Fabriano, 48 ad Ecco. Pronti per iniziare questo quarto e ultimo quarto di Fabriano Basket ad Ecco Milano, 69-48 per la formazione di Maurizio Lasi, che ha scavato un break importante nel terzo quarto, passando dal 42-33 di fine primo tempo al 69-48 dopo 10 minuti di gioco ulteriore, grazie soprattutto al 4-4 nelle triple di un incredibile Rodney Monroe. Adesso va a segnare ancora Gundarz Vetra, il suo primo canestro da due della partita, 7 punti per Vetra, massimo vantaggio Fabriano, 71 per chi difende, 48 per chi attacca. Gianni Guaresi per TV Centromarche, con le riprese di Gianluca Vergnetta, torna a segnare nel frattempo Roberto Bergensen, che è l'unico che sta cercando di tenere in piedi la baracca di Milano, almeno in attacco. In difesa non è che Milano finora abbia particolarmente brillato. Perdiamo un pallone malamente, adesso siamo in campo con il quintetto che ha concluso il terzo quarto, vale a dire Bonsignori, Ferroni, Semprini, Vetra e Gattoni, dall'altra parte Rimaz, Rusconi, Bergensen, Rancic e Orton, che è rientrato sul parquet al posto di Mordente, gravato di 4 falli. Rimaz può andare alla bomba, il croato, e la trova, un eccellente tiratore, anche se stasera l'ha fatto vedere soltanto a sprazzi, 8 punti per lui. Parzialino di 5-0 riporta Milano a meno 18, ma la partita saldamente in mano a Fabriano, che adesso va alla bomba con Ferroni, che non trova canestro. Rimbalzo Rimaz, supera la metà campo,
sfrutta un blocco di Rusconi, va al tiro da due, sbaglia, prende rimbalzo in attacco Rusconi che segna e subisce il fallo. Bisogna fare attenzione a non mollare la presa. Rusconi, settimo punto, primo canestro della ripresa per Rusconi. Rientrano Thompson e Washington al posto di Ferroni e Bonsignori, e quindi l'Asi cerca di correre un po' ai ripari per bloccare questo parziale di 7-0 di Milano, perché Rusconi sbaglia l'aggiuntivo e Washington prende il suo ennesimo rimbalzo. Gattoni, 8:40 da giocare, partita ancora lunghissima, non bisogna assolutamente allentare la presa. Gattoni si incune, va a subire il fallo di Rencic che si arrabbia tantissimo e becca anche il fallo tecnico. E quindi attenzione, perché il fallo di Renci che dovrebbe essere il quinto già, e poi il tecnico è il sesto, quindi vediamo un po' che cosa decidono gli arbitri. Intanto ci sono i due liberi per Gattoni, su questo non ci piove. Ecco, quinto e sesto fallo, infatti, come si corregge opportunamente lo speaker, e quindi dovrebbero esserci come un fallo tecnico praticamente alla panchina. Due tiri liberi per Gattoni, poi forse altri due tiri liberi per Thompson probabilmente, poi la rimessa da centrocampo, vediamo un attimo. Comunque c'è il minuto di sospensione, due Gattoni, 26 Morro che è in panchina, 6 Thompson, 8 Mix, 3 Ferroni, 7 Vetra, 19 Washington, dalla parte di Milano 6 Michelori, 2 Mordente, 8 Rimaz, 7 a testa Rencic e Rusconi. Rencic è uscito per 5 falli, 5 Orton e 20 Bergensen, che come dicevo è stato l'unico in attacco a combinare qualcosa di buono. Nel primo tempo già si era fatto vedere con 13 punti e 4 su 7 al tiro, di cui 3 su 4 nelle triple. Anche nella ripresa ha fatto qualcosa di importante, ma niente a che vedere con Fabriano, soprattutto con la eccezionale prestazione balistica di Rodney Monroe, che come dicevo ha segnato 6 triple in fila dopo il primo errore e ha messo 7 punti consecutivi all'inizio del secondo quarto e 12 nel terzo. Gattoni sbaglia il primo, ne avrà un altro, ha già sbagliato due tiri liberi Massimo, che normalmente è preciso dalla lunetta, e sbaglia anche il secondo, peccato, e poi andrà Vetra dalla linea per gli altri tiri liberi, non Thompson come dicevo in precedenza. In effetti è una bella lotta, che sia Thompson sia Vetra sono due eccellenti tiratori. Vetra ne aveva messi un paio prima, quindi probabilmente più caldo, adesso si prepara a rientrare Morro. Realizza Vetra, un altro, infatti come dicevo 4 tiri liberi più la rimessa da centrocampo. 9 per Vetra, e alla prossima rientrerà Morro per superare anche stasera come domenica scorsa contro Varese quota 30, 73-55. Fabriano ha ricostruito 18 punti di margine. Semprini è solo completamente, Washington subisce un altro fallo, stavolta da Rusconi, niente da dire. Rusconi, terzo fallo, esce Vetra, entra Morro, applausi anche per Vetra, una beneficiata di applausi stasera per i biancazzurri, che se non altro rispetto a domenica scorsa non hanno giocato solo meglio dal punto di vista tecnico, ma anche hanno giocato con un'altra determinazione, con un'altra cattiveria, con un'altra aggressività. Certo l'avversario probabilmente era inferiore, perché Milano senza Bullock che non è certo la stessa cosa. Adesso fa 2 su 2 dalla linea Washington e porta Fabriano di nuovo a più 20 con il suo 21esimo punto. Comunque una prestazione ottima anche di Washington, nonostante le critiche che gli ho ripetutamente mosso per non passare mai la palla fuori quando la riceve vicino al canestro.
Adesso un altro intervento di Gattoni, che ha giocato benissimo a prescindere dai punti realizzati, un po' come ha fatto Thompson, che ne ha segnati soltanto 6, Gattoni appena 2, ma hanno giocato entrambi una gran partita. 8-0-5, la partita comunque è tutt'altro che conclusa e non bisogna mai allentare la presa. Gianni Quaresima per TV Centromarche, con le riprese di Gianluca Vergnetta per la terza giornata del campionato di Serie A. Fabriano ospita Milano e finora è avanti di 20 punti. Rimaz. Bergensen si avvicina, poi scarica su Rusconi, una bella circolazione di palla stavolta, Orton completamente solo, non può sbagliare, buonissima circolazione di palla in questa circostanza. E vedete, quando la palla circola bene è facile fare canestro anche per giocatori che magari non hanno mani educatissime. Adesso Washington si fa rubare la palla da Rusconi, che va comodamente a schiacciarla in contropiede per il suo nono punto. Rusconi è sempre un giocatore temibile, consistente, solido, non bisogna assolutamente sottovalutarlo, può sempre combinare qualcosa di buono. Adesso chiede all'arbitro di fermare il gioco per asciugare il parquet. Esce adesso Semprini ed entra Mix. Semprini, neopapà, non ha avuto un grande impatto stasera sulla partita, anche perché non è che abbia giocato poi così tanto. E certo, non è facile uscire dalla panchina e essere importanti in pochi minuti, non tutti ci riescono, non tutti si accendono subito come un forno a microonde, come era il grande Winnie Johnson nella NBA, ricorderete, il micidiale tiratore dei Detroit Pistons, che aveva bisogno di 30 secondi per entrare subito in partita, o come era Franco Boselli ai tempi della grande Simac Milano. Washington, Monroe, palla sotto ancora per Washington, adesso finalmente Washington si libera della palla sulla penetrazione di Gattoni, forse qualcuno gli ha sussurrato qualche parolina in un orecchio, perché effettivamente nei primi due quarti Washington era stato imbarazzante nel suo egoismo. Terzo fallo di Rimaz nel frattempo, si sarà rimessa dal fondo. Era stato veramente imbarazzante Washington nel suo egoismo in attacco. Va a rientrare mordente, che cambia proprio Rimaz. 6:57 da giocare. Joe Moreau, capocannoniere del campionato, a quota 48 in due partite, poi Thompson rischia di buttare via la palla, la butta via in effetti, un passaggio un po' avventato in questa circostanza, che intendeva raggiungere Moreau, ma la palla è stata corta. Adesso un bel anticipo difensivo di Washington su Rusconi, e indubbiamente Washington ha stravinto il duello con Rusconi stasera, si continua a scivolare all'altezza della linea di tiro libero. Gattoni, palla per Thompson, può andare alla tripla, Chandler Thompson la mette, 9 per Chandler, è il primo canestro pesante della sua partita ed è anche il primo canestro della ripresa. A Thompson non ha bisogno di segnare tanti punti, perché lui è un giocatore ovunque, presente in ogni parte del campo, serve un rimbalzo, non c'è problema, una palla recuperata, un fallo come in questa circostanza, un assist, un canestro, Thompson sempre c'è, ci si può sempre contare. Giocatore da mille una notte, Chandler Thompson, e l'anno scorso abbiamo pescato proprio il jolly con Chandler Thompson, secondo fallo adesso per lui, un giocatore che ha giocato 5-6 stagioni a livello di elite europea, fatto l'Eurolega e tutte le coppe possibili e immaginabili con le Studiantes Meladitre, da grande protagonista. Thompson, un giocatore di un livello tecnico e atletico sensazionale.
Rusconi nel frattempo mette il primo tiro libero e quindi va anche lui in doppia cifra, e pensate, è appena il secondo giocatore di Milano in doppia cifra. 2 su 2 dalla linea per Stefano Rusconi, 11 per lui, 20 Bergensen, 11 Rusconi. È chiaro che con due uomini appena in doppia cifra è difficile vincere fuori casa, specialmente quando la squadra avversaria distribuisce bene il gioco in attacco e difende piuttosto bene. Ancora Thompson da 3 punti, stavolta sbaglia, la conclusione pesante. ...5-40... qua il tiro e segna Mordente. 4 punti per Marco Mordente, Milano si rifà sotto a meno 14, chiaro che 14 punti di vantaggio non sono una bazzecola. Ancora Thompson, adesso dà un bel pallone sotto per Moreau, si gira in post basso, sbaglia conclusione da 2, ha sbagliato più da 2 che da 3 stasera Moreau, incredibile. Horton può andare al tiro pesante, lo trova. E c'è il minuto di sospensione chiesto subito a Maurizio Lasi, che non vuol far diventare pericolosa la Decco. Per Horton 11 punti e terzo in doppia cifra. Fabriano ha in doppia cifra soltanto Moreau e Washington, però con 26 e 21 punti rispettivamente. Poi ce ne sono 2 a 9, Thompson e Vetra, 1 a 8 Mix. Dicevo di Moreau, che ha sbagliato più da 2 che da 3 punti, ha sbagliato soltanto un tiro da 3 punti, invece ne ha sbagliati ben 3 da 2. Rientra in campo Fabriano con lo stesso quintetto di prima, Gattoni, Mix, Moreau, Washington e Thompson. Per Milano invece Mordente, Michelori, Horton, Rusconi e Bergensen. Thompson prende posizione, Washington, Thompson non trova lo spazio per servirlo, serve invece Mix che può andare alla tripla e la sbaglia. Rimbalzo Rusconi, adesso sta facendo sentire il suo peso sotto canestro Rusconi, e quindi Milano attacca per ridurre il passivo in singola cifra. Mordente, palla per Horton, un'altra tripla di Horton, stavolta è sbagliata, ma Michelori recupera la palla e Mordente può ancora andare al tiro da 3 punti, trova la bomba. Mordente, 7, attenzione perché Milano ha meno 8 e ci sono ancora 4 minuti e 15 da giocare, si prepara a rientrare Vetra, probabilmente per Gattoni, Washington per Thompson. Thompson per Moreau, adesso ci vuole un canestro di Moreau. Vediamo, palla per Thompson, ancora Moreau. Da 2 Moreau, è corto anche stavolta. 2 errori in fila di Moreau da 2. Bergensen, un grande pallone per Michelori che segna e subisce il fallo di Mix. Per Mix il quarto fallo, per Michelori è l'ottavo punto. Esce Gattoni, entra Vetra e quindi adesso Michelori con questa azione da 3 punti può riportare la Decco a meno 5. Incredibile rimonta della Decco, e queste sono le squadre che non mollano mai, che danno l'impressione di non avere più nulla da dire e che invece sono sempre pericolosissime. Michelori mette anche l'aggiuntivo e per Michelori ci sono 9 punti, 5 da recuperare per Milano. Adesso Fabriano deve assolutamente segnare perché altrimenti si fa grigia. Vetra, c'è Bergensen su Thompson che cerca di liberarsi, si libera infatti, va al tiro da 2 dall'angolo, sbaglia la conclusione, prende però il rimbalzo Mix che subisce il fallo di Michelori, ma non ci saranno i tiri liberi. Thompson ha sbagliato la conclusione. Per Michelori è il terzo fallo. Mix per Vetra. Moreau controllato da Horton. Facciamo fatica a liberarlo. Adesso Washington che va a sfondare perché chiaramente, come sempre, non ha guardato fuori, è andato a commettere fallo in attacco. Quarto fallo di Washington,
quando ci sono 20 punti di vantaggio sono tutti fenomeni, quando la partita si fa nervosa e si fa stretta bisogna giocare a pallacanestro e invece facciamo molte boiate, per non dire di peggio. Mordente prova a penetrare di fronte Vetra, prova a farlo saltare, subisce il fallo dello stesso Vetra, avrà due tiri liberi e se Mordente mette questi due tiri liberi la partita si farà ancora più complicata per Milano, per Fabriano, e la rimonta per Milano un po' più semplice. Due tiri liberi per Mordente che segna con un po' di fortuna appoggiandosi al ferro. 3-11 da giocare, Milano ha quasi completato il recupero, incredibile, con il nono punto di Mordente. Vetra a portare palla al di là della metà campo, abbiamo subito un parziale pazzesco. Vetra, Thompson, palla sotto per Washington, si gira, segna e subisce il fallo. E ancora Thompson a mettere Washington a mezzo metro dal canestro per permettergli di segnare il suo 23esimo punto. L'ennesimo assist di Thompson, l'ennesimo canestro di Washington, che avrà la possibilità di mettere l'aggiuntivo per il più 6 di Fabriano, ma la partita è ancora lunga, lunga. 2,58 sono una vita nel basket e 6 punti, ammesso non concesso che Washington segni questo tiro libero, sono veramente pochi. E poi sbaglia Washington, lunghissimo il suo tiro. Quindi rimangono 23 i punti di Washington e 5 quelli di Fabriano, di vantaggio. Palla sotto, Rusconi, fuori per Mordente, Rusconi, Michelori di fronte a Mix, subisce il fallo di Mix, Michelori, e il quinto fallo di Michael Mix. 8 punti Mix. È il quinto fallo, quindi il primo giocatore di Fabriano a lasciare il campo con 5 falli. Entra al suo posto Renzo Semprini e adesso bisogna veramente fare molta attenzione sia in attacco sia in difesa, che dopo aver raggiunto a più riprese il più 20, anche il più 23 in una circostanza proprio in apertura di ultimo quarto col canestro di Vetra, Fabriano si è incredibilmente distratta, come disunita, e ha permesso a Milano di riportarsi a meno 3. Adesso per fortuna Michelori ha sbagliato il primo libero. Ha sbagliato anche il secondo e chi prende rimbalzo in difesa? Chandler Thompson naturalmente. 80-75, uno 0 su 2 gravissimo dalla lunetta per... Adesso segna Gundert Vetra, 0 su 2 gravissimo dalla lunetta per Michelori, per Vetra l'11esimo punto. Fallo di Mordente, il quinto fallo anche per lui, che però ha giocato bene soprattutto nella ripresa. Adesso Vetra può riportare Fabriano a più 8 e quindi scacciare un po' gli incubi di questa rimonta milanese che si era fatta davvero pericolosa. Sbaglia però Vetra dalla lunetta e quindi rimangono 7 punti di margine di Fabriano, che deve assolutamente mordere in difesa come aveva fatto fino a 3-4 minuti fa. Non riesce il recupero di Thompson, penetra Bergensen, va a sbagliare, per fortuna c'è il quinto fallo di Washington. Avrà due tiri liberi Roberto Bergensen. Quinto fallo di Washington, che lascia il campo con 23 punti, una prestazione sicuramente ottima. Ha preso molti rimbalzi, ha segnato 23 punti che non sono pochi per un pivot in Serie A contro Rusconi per lo più.
ma come dicevo deve ancora limare un paio di aspetti del suo gioco, soprattutto deve limitare il suo egoismo in attacco, perché non si può pensare di giocare sempre uno contro tutti in attacco. Roberto Bergensen dalla lunetta. Realizza mano morbida Bergensen, certamente non è Michelori dalla linea. Miglior realizzatore di Milano con 21 punti finora. Diventano 22. Vetra. Palla per Morò che non ha segnato in questo ultimo quarto. 82-77, Vetra ancora. Da due Vetra, importante, sbaglia completamente la conclusione, la rimessa per Milano, anche se Vetra si lamenta per un tocco di Orton che non so se c'è stato effettivamente, vediamo un attimo, parlottano i due arbitri, sì, danno la rimessa a Fabriano, evidentemente Vetra aveva visto giusto e quindi Cazzaro si è consultato con Reatto e ha dato la rimessa a Fabriano Basket, buon per i padroni di casa perché restituire la palla a Milano sul meno 5 a 1,55 dalla fine non sarebbe stata certamente una buona cosa per gli uomini di Lasi. Si lamenta, sai bene, si lamenta anche Faina, ma gli arbitri ormai hanno preso la loro decisione e quindi, anche se adesso Reato va ancora a parlare con l'addetto ai 24 secondi proprio per il cronometro di 24 secondi, vedremo quanti ne avrà ancora a disposizione Fabriano per tirare, non ci avevo fatto caso in precedenza, quindi vedremo dove si fermerà il cronometro di 24 secondi. Comunque ci sono 115 secondi al termine della partita, Fabriano ha 5 punti di margine e Chandler Thompson rimette su Rodney Moreau che si incuna a centro area, sbaglia la conclusione da due, poi sotto canestro non riesce a controllare, ma alla fine la rimessa è ancora per Fabriano. Sbagliato Moreau, il terzo tiro consecutivo da due punti, peccato si è un po' appannata la vena offensiva di Moreau che ha giocato comunque una partita straordinaria in attacco con 26 punti, il miglior realizzatore della serata, anche se come vi dicevo non ha ancora realizzato in questo ultimo quarto di gioco. 1:48 resta da giocare in questa partita che è la terza del campionato di Serie A, con Fabriano che cerca i primi due punti della stagione e Milano che invece prova a salire a quota 4 in classifica dopo la vittoria nel turno inaugurale contro la Müller Verona e la sconfitta in quello infrasettimanale a Pesaro contro la Scavolini. Palla ancora per Moreau, fuori per Semprini che può andare alla bomba, la sbaglia nettamente, non c'entrava niente questo tiro, peccato davvero per la scelta abbastanza avventurosa di Semprini. Orton può andare da due, sbaglia e c'è il fallo sotto canestro fischiato su Semprini stesso che adesso avrà la possibilità di riscattarsi con due tiri liberi. E per Rusconi è il quinto fallo. 11 punti per Rusconi che ha perso il confronto diretto con Washington, ma nel finale si è fatto sentire abbastanza. Adesso c'è un minuto di sospensione chiesto da Saibene e quindi Lasi ne approfitta per parlare un po' con i suoi giocatori. A 91 secondi dal termine con 5 punti di margine, due tiri liberi per Renzo Semprini. 26 Moreau, 2 Gattoni, 9 Thompson, 3 Ferroni, 8 Mix, 11 Vetra, 23 Washington per Fabriano, 9 Michelori, 9 Mordente, 8 Rimaz, 7 Rancic, 11 Rusconi, 11 Orton, 22 Bergensen per l'Adecco che ha in panchina per raggiunto limite di falli ben 3 giocatori, Mordente, Rancic e Rusconi, mentre per Fabriano sono già in panca anzitempo Michael Mix e Tyron Washington che hanno realizzato rispettivamente 8 e 23 punti e soprattutto Washington è stato un grande protagonista in attacco dove con i suoi 23 punti e le sue percussioni ha messo più volte in difficoltà la difesa ospite caricando anche di falli i lunghi avversari.
se è vero che sia Rencic sia Rusconi sono già in panchina per raggiunto limite di falli. 1.31, due tiri liberi veramente importanti questi di Renzo Semprini che possono riportare Fabriano a meno, a più 7, anche se in 1 minuto e 31 secondi di possessi ce ne saranno parecchi per entrambe le formazioni, quindi 7 punti non costituiscono certo una garanzia di successo. Importante questo primo punto di Renzo Semprini. Vediamo il secondo. Il secondo invece è sbagliato e quindi più 6 per Fabriano. Non rimazza a portare la palla oltre la metà campo. Orton. Rimaz alla bomba, Rimaz la sbaglia, sotto canestro prevale Semprini, palla per Ferroni, Vetra, adesso bisogna giocare con attenzione questo pallone, Thompson per Ferroni, Vetra, Morrò, non c'è bisogno di andare a tirare adesso, ci sono ancora 9 secondi, Morrò vuole l'uno contro uno su Orton, adesso Vetra costretto a tirare da una distanza impossibile, abbiamo giocato questo pallone in una maniera, non mi fate dire il termine perché potrei essere passibile di querela, non capisco come si possa giocare un pallone così importante in questa maniera, siamo andati a tirare da 10 metri abbondanti allo scadere di 24 secondi, pazzesco. Orton, Bergensen da 3 punti, sbaglia sotto canestro, Morrò riesce a controllare il pallone un po' a stento perché si è inserito Michel Ori, ma la palla è per Fabriano. Ultimi 35 secondi, Morrò, palla fuori per Semprini, ancora Morrò, Semprini e c'è il fallo naturalmente di Rimaz su Semprini che avrà ancora due tiri liberi, 24 secondi e 6 decimi, il pubblico comincia a sfollare convinto della vittoria della propria squadra, ma bisogna dare mai nulla per scontato nel basket perché Semprini tra l'altro sbaglia anche questo tiro libero, quindi due errori in fila dopo aver messo il primo nell'azione precedente e il secondo è buono, però 2 per Renzo. Adesso Thompson aggressivo su Orton, quasi gli porta via la palla, poi Rimaz, non c'è bisogno di fare fallo, Michel Ori va a segnare, 11 per lui, Vetra a superare la metà campo, palla per Thompson, fuori per Semprini, Ferroni e termina la partita 84 a 79 per Fabriano che vince quindi il suo primo incontro in questa stagione di Serie Unica 2001-2002, 84 Fabriano Basket, 79 ad Eco Milano, Morrò 26, Washington 23, migliori realizzatori per Fabriano, Bergensen 22, 11 Michel Ori, Rusconi e Orton per la Deco. Per stasera è tutto, Gianni Quaresima vi saluta, ringrazia TV Centromarche e Gianluca Vernietta per le riprese, vi dà appuntamento al turno infrasettimanale della settimana prossima contro la Mabo Livorno. Buonasera.